Buongiorno a tutti, oggi parleremo di un tema a mio avviso molto interessante perché è un tema che tiene legati in sé da una parte la filosofia e dall'altra parte la teologia, che sono gli argomenti, le discipline di cui tratto principalmente su questo canale. Il tema è il legame che sussiste da una parte tra i vizi e le virtù, e dall'altra parte, con i doni dello Spirito Santo, le 8 beatitudini e le 7 richieste del Padre Nostro. È un'osservazione, questo parallelismo è un'osservazione che è nata principalmente da due grandi pensatori del Medioevo. Il primo, Sant'Agostino, che anche se viene indicato come un autore medievale, in realtà sappiamo benissimo, è vissuto in quella che potremmo chiamare la tarda antichità, e l'altro, il secondo autore, più propriamente medievale perché è vissuto nel XIII secolo e di cui ho già parlato sul canale in occasione di diversi argomenti, è San Tommaso d'Aquino. È un tema, dicevo, interessante perché oggi si parla molto di crescita personale. Ed è ovviamente una esigenza umana comprensibilissima perché la filosofia morale e la teologia morale, si pone come domanda cosa devo fare, come devo comportarmi per essere buono. Ecco, l'analisi di questo parallelismo può essere un utile strumento, un utile spunto di riflessione, per capire come essere, persone migliori. In questo video vedremo solo una visione panoramica del legame che unisce le virtù principali dell'uomo, che sono sette, le 7 virtù principali, collegate ai 7 vizi, collegate ai 7 doni e collegate alle 8 beatitudini, collegate alle 7 richieste del Padre Nostro. E in questo schema, che adesso vedrete in sovrimpressione, potete vedere appunto quali sono gli elementi di questa analisi. Oggi andremo a vedere quindi una visione generale. Nei prossimi video analizzeremo ciascuno di questi elementi in particolare. Partiamo dal punto di riferimento principale, ossia le virtù, la seconda colonna. Le virtù principali, come vedete, sono 7 e sono qui raffigurate con 2 colori diversi, il verde e l'azzurro, perché in effetti le 7 virtù principali appartengono a 2 generi di virtù totalmente diversi. Le prime 4 virtù sono dette virtù cardinali, le ultime 3 virtù sono dette virtù teologali. Le prime virtù, quelle cardinali, erano state scoperte, per così dire, inventate nel senso latino del termine, da invenio, che vuol dire scoprire, e non più che creare, più che appunto inventare nel senso moderno. E queste virtù erano state appunto scoperte nell'antichità, dai grandi pensatori dell'antichità greco-romana. Si chiamano cardinali perché non sono, come dire, le uniche virtù di cui l'uomo è capace, ma sono le virtù cardine, cioè sono quelle virtù che, se esercitate, formano l'uomo, ci rendono pienamente umani. Quindi siamo ancora, con le virtù cardinali, su una dimensione, per così dire, naturale della morale. Possiamo perfezionare le 4 virtù cardinali con le nostre sole forze umane. Le 3 virtù teologali, invece, sono su una dimensione totalmente diversa. Sono state elencate per la prima volta nel Corpus Paolino, quindi appartengono alla tradizione cristiana, sono accettate solo ovviamente dai cristiani,
e si chiamano teologali perché sono tre virtù che uniscono direttamente l'uomo a Dio e si trovano dunque su una dimensione soprannaturale. Significa che non sono accessibili con le sole forze naturali dell'uomo, c'è bisogno di un libero atto volontario da parte di Dio che immette nell'anima dell'uomo questi tre doni, queste tre virtù. Quindi da una parte abbiamo le virtù della prudenza, della giustizia, della fortezza e della temperanza, dall'altra parte abbiamo fede, speranza e carità. Quando andremo ad esaminare ciascuna di queste virtù, scopriremo che per quanto riguarda le virtù cardinali, esse sono in realtà una somma proprio potremmo dire matematicamente intesa, di più virtù. La prudenza, quindi, per esempio, non è una sola virtù, ma è un insieme, è una somma di 8 diverse virtù minori. Quindi, quando l'uomo può definirsi davvero prudente, quando eserciterà tutte queste 8 virtù che andremo a vedere nei prossimi video, contemporaneamente, in maniera unitaria, in quel modo, in quel momento, l'uomo potrà essere definito prudente. Fede, speranza e carità invece non sono somme di virtù, ma sono virtù uniche. Sulla sinistra, in rosso, vediamo quindi i vizi. Ad ogni virtù, o quasi, corrisponde un vizio contrario. Dico quasi perché in effetti, se ben vedete, c'è una forte disparità, una forte asimmetria tra vizi e virtù. Anche qui si tratta di vizi capitali, non si tratta di vizi in assoluto. Qui ci sono 7 vizi capitali, ma i vizi di cui l'uomo è capace sono in numero molto maggiore. In realtà ogni virtù ha più di un vizio opposto. Però i vizi capitali si oppongono solo ad alcune di queste virtù. Possiamo vedere una forte disparità, per esempio la prima cosa che salta all'occhio, la prima cosa che risulta evidente è che la temperanza si contrappone a ben 4 vizi, che sono appunto i primi 4, la superbia, la gola, la lussuria. E l'ira. Prudenza, fortezza, fede e speranza non si oppongono a nessun vizio capitale, ma si oppongono a vizi secondari. Che cosa sono i vizi capitali? I vizi capitali, come suggerisce il nome stesso, sono quei vizi che si pongono a capo di tanti altri vizi. Quindi dobbiamo immaginare i vizi capitali come dei generali a capo di un esercito. I soldati, nel loro complesso, sono molto più numerosi dei generali. Quindi i vizi capitali sono quelli che generano a loro volta che sono a capo di altri vizi. E quindi, secondo questa visione morale, combattere i vizi capitali significa tagliare le teste all'esercito, appunto, dei vizi che risiedono nella nostra anima. Per quanto riguarda quindi il discorso di vizi e virtù cardinali, ci troviamo nell'ambito della filosofia, in un ambito ancora naturale, e quindi questo discorso può essere condiviso anche da chi non crede. Per quanto riguarda invece le tre virtù teologali e i doni, siamo su una dimensione soprannaturale, su una dimensione prettamente teologica, ed è quindi condivisa solo da chi crede, dai credenti. Veniamo quindi alla terza colonna dello schema, quella dei doni. Anche in questo caso vediamo che non c'è una perfetta simmetria. Che cosa sono i doni? Beh, i doni sono delle virtù particolari, delle virtù speciali, per così dire, che lo Spirito Santo, sia Dio, inserisce nell'animo umano per favorirlo, per aiutarlo, nella crescita spirituale e morale. La prima cosa che colpisce, osservando in maniera superficiale questo schema, è che la virtù che apparentemente
sembra quella che più ha bisogno di un sostegno soprannaturale per crescere, è quella che invece non ne ha neanche uno, non ha neanche un dono. Stiamo parlando, come avrete capito, della virtù della temperanza, che si contrappone a ben quattro vizi, quindi è come dire, è una torre assediata da ben quattro nemici, da ben quattro legioni di vizi, e Dio non invia neanche un dono in aiuto di questa virtù. Vedremo nei prossimi video le ragioni di questa apparente lacuna. Abbiamo infine le ultime due colonne a destra che elencano le otto beatitudini e le sette richieste del Padre nostro. Anche qui ci troviamo in un ambito prettamente teologico. Cosa sono le otto beatitudini e le sette richieste del Pater? Sono due elenchi, sostanzialmente, che Gesù fa nel cosiddetto discorso della montagna. Le beatitudini e il Padre nostro sono quindi due elenchi che sono strettamente connessi tra loro. E la tradizione patristica della Chiesa ha visto sin da subito un collegamento. Non a caso, dicevano, sono inserite nello stesso discorso, appunto il discorso della montagna. Le beatitudini sono otto, abbiamo visto invece che tutti gli altri elenchi sono composti da sette elementi. Perché le beatitudini sono otto? Beh, in realtà potremmo dire che le beatitudini sono sette più una, nel senso che l'ultima beatitudine, che è quella più lunga, è in realtà una conclusione delle precedenti sette. Ma qual è il legame tra le beatitudini, le richieste del Pater e gli altri tre elenchi che abbiamo visto adesso? Sant'Agostino e poi San Tommaso, dopo di lui, dicono che le sette richieste del Padre nostro sono proporzionate ai sette doni dello Spirito Santo e quindi dal momento che i doni non sono accessibili con le sue nostre forze, non possiamo far altro che richiederli. Gesù quindi, insegnando il Padre nostro, ci sta insegnando come chiedere correttamente a Dio i sette doni, quindi il primo aspetto, quello spirituale della preghiera. Nelle beatitudini, invece, Gesù ci mostra la meta. Che cos'è la beatitudine nel linguaggio teologico cristiano? Beh, la beatitudine è appunto il fine della crescita spirituale, ossia quella che possiamo chiamare anche la santità, la vita eterna, la salvezza. E quindi le beatitudini, le sette più una beatitudini, mostrano da una parte il merito e dall'altra parte il premio. Se vedete la struttura delle proposizioni che costituiscono le otto beatitudini, scoprirete che è sempre la stessa: beati coloro che sono in una determinata condizione, perché saranno messi in quest'altra condizione. Quindi prima c'è il merito, l'effetto che l'esercizio delle virtù e l'acquisizione dei doni corrispondenti suscita nella persona, e di conseguenza cosa quell'uomo perfezionato rappresenta agli occhi di Dio, e dall'altra parte il premio. Ciò che i beati, ciò che coloro che pregano, che vivono spiritualmente, che pregano nel modo in cui il Padre nostro insegna, otterranno da Dio. Questa è quindi la struttura generale che vorrei analizzare con voi nei prossimi video. Spero che l'argomento sia di vostro interesse, mi sembra che sia un argomento molto importante, di cui non si sente mai parlare se non di rado, e spero dunque di avervi ancora come spettatori per i prossimi video. Grazie, a presto. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui video che carico ogni venerdì. Clicca mi piace e condividi il video con i tuoi amici. Se credi nelle potenzialità del mio canale, nella descrizione di questo video puoi trovare un link PayPal su cui cliccare per farmi una donazione a tua scelta.
Non dimenticare infine di scrivere la tua nei commenti. Buona giornata.